sono in compagnia di Giovanni Marrozzini, fotografo freelance, ha realizzato reportage in Africa e in Argentina, oltre alle numerose mostre che ha tenuto in Italia, Spagna, Israele, Palestina, Giappone e Germania. Allora, ciao Giovanni. Ciao. E allora, qui per parlare del tuo ultimo lavoro fotografico, in una foresta del Camerun, la Nouvelle Semence. Come nasce un lavoro del genere e quanto tempo hai impiegato a realizzare queste foto? Quanto sei stato in... Allora, foresta. In Camerun sono rimasto 3 mesi, ho lavorato nella foresta tropicale camerunense per circa 2 mesi e mezzo. Prima ho portato avanti un workshop di fotogiornalismo. E il lavoro come nasce? Il lavoro nasce da una considerazione molto semplice. Intanto da una committenza. Volevano un reportage sulle condizioni di vita degli agricoltori nella foresta camerunense. E poi da una necessità. Quella di distaccarmi un po' da uno standard, peraltro dal mio punto di vista anche molto efficace per chi ha voglia e è abituato a guardare immagini con un occhio diverso, cercando di approfondirle. Infatti ti sei allontanato dalla documentazione reale per avvicinarti a quale punto di vista? Come hai guardato, come hai appunto fotografato? Allora, diciamo che i ritratti, perché sono tutti ritratti in posa, le fotografie della Nouvelle Semence. I ritratti sono frutto di un sunto in cui il personaggio non è più speciale come nelle fotografie di reportage, in quanto riveste per l'appunto la scena, ma è speciale nelle fotografie della Nouvelle Semence i significati nascosti all'interno dell'immagine, i significati profondi. Non il personaggio in sé, ma il significato rappresentato dall'immagine. Esatto, è un lavoro provocatorio, e è una sperimentazione dal mio punto di vista. E niente, sono 23 immagini, tutte in bianco e nero, e che mi hanno visto lavorare per l'appunto 2 mesi e mezzo per realizzare solo 23 immagini. Hai affrontato, tra l'altro, nel tuo percorso di fotografo anche argomenti molto delicati. Adesso, a parte questa mostra in particolare, questo lavoro fotografico, hai anche in qualche modo rappresentato attraverso le tue foto la condizione delle donne etiopi e in particolar modo il tema delle mutilazioni genitali femminili. E ti chiedo, da occidentale, cosa ti ha colpito particolarmente e cosa invece hai imparato, se non ad accettare, anche a comprendere? Allora, stiamo parlando di una tematica molto delicata. Sì, non si dovrebbero più chiamare mutilazioni genitali femminili, ma modificazioni genitali femminili. Il fatto di essere occidentale potrebbe allontanare invece che avvicinarci ad una tematica del genere. Perché parlo di avvicinamento? Parlo di avvicinamento perché, essendo una cultura completamente diversa, il rischio che si corre è quello di giudicarla senza conoscerla. Invece la conoscenza di certe pratiche che affondano le sue radici, stiamo parlando di millenni, potrebbe aiutarci quantomeno a trasformarla in un qualcosa che possa ledere il meno possibile la salute delle bambine che la subiscono. Ma è una pratica molto lunga. Ora, associazioni di volontariato quali l'AIDOS o le stesse Nazioni Unite sono molto ottimiste sulla tematica, pensano che la stessa possa essere estirpata nell'arco di 10 anni. Io non credo che questo sia possibile, perché ho visto che, essendo in Etiopia come in altri paesi vietata, sta succedendo questo, che stanno svolgendo la pratica su bambine sempre più piccole, anche dell'età di 2 o 3 anni. Passiamo invece alla tua attrezzatura fotografica. In cosa consiste il tuo equipaggiamento standard, il minimo? Quando parti, che sia anche per 15 giorni, che tipo di macchine fotografiche porti con te? L'80% dei miei lavori sono ancora realizzati in pellicola. Sono un fotografo molto lento e accetto committenze solamente su tematiche che mi interessano molto e per le quali lavoro non una settimana, 10 giorni, ma per periodi molto lunghi, dai 3 ai 6 mesi. E mi servono per un lavoro, compro una macchina fotografica funzionale per un lavoro, la rivendo appena ho finito il lavoro, non ho dei legami affettivi. Assolutamente. No. Rispetto ai posti che hai visitato, così per chiudere questo nostro incontro, c'è una foto a cui sei affezionato particolarmente e più che una foto un posto, no? Un ambiente dove sei stato e che ti è rimasto proprio dentro? C'è una foto e c'è un ambiente e i due non coincidono. La foto è una foto che non ho scattato. È come se l'avessi fatto, perché mi ricordo che mi trovavo sul terrazzo di una casa palestinese e c'era un militare israeliano che, per vedere chi fossi,
stava dall'altra parte del palazzo e mi teneva un fucile puntato addosso. E questa è un'immagine che hai fotografato con gli occhi? Io stavo continuando a fotografare delle bambine che stavano sul terrazzo, delle bambine palestinesi. Ogni tanto giravo l'occhio verso questo soldato che continuava a puntarmi il fucile. E tremavo come una foglia perché avevo molta paura. E la cosa che mi ha colpito è stato che ho alzato la mano per salutarlo, il soldato. E lui con quel gesto si è disarmato, ha abbassato l'arma. È bastato un ciao per fargli abbassare l'arma. Questa è una foto che ho scandito e rivivo ancora. Il posto che invece più mi piace è la mia casa. Quando torno a casa sto con mia moglie e il mio bambino. Visto che è uno splendido bambino, piccolino. Tutti i bambini sono splendidi, comunque... Cioè tuo figlio, insomma. Ogni scarafone è bella mamma. Va bene, allora ringraziamo Giovanni Marozzini per essere stato con noi. Ricordiamo appunto il tuo ultimo lavoro, la Nouvelle Semaine, che gli sa già calore. Arrivederci.